Cari amici trader, buongiorno. Oggi è venerdì 13 settembre, andiamo a fare l'analisi sui nostri grafici di ieri. Ieri, come avete visto, la BCE ha tagliato i tassi sui depositi a meno 0,50. L'euro-dollaro è partito al ribasso, è andato a prendere il minimo, fare il doppio minimo che aveva già fatto in precedenza, per poi ritornare al rialzo. L'oro, lui, anche lui è andato a 1525, poi è ritornato al ribasso. C'è tanta incertezza. Per il momento andiamo a vedere cosa può succedere nella giornata di oggi. Vedete che ci sono i dati cinesi. Vedete che è una giornata abbastanza tranquilla. Solo alle 14:30 c'è le vendite al dettaglio, beni essenziali, che rimane invariato. Poi abbiamo le vendite al dettaglio mensile, che rimane inferiore alle attese. Vedete che sono una giornata abbastanza tranquilla. Andiamo adesso a vedere i grafici e partiamo con il nostro euro-dollaro. Allora, guardate l'euro-dollaro cosa ha fatto ieri. Se vi ricordate della mia analisi di ieri, avevo detto che attenzione perché per me era ancora, sarebbe, qui era partito un ciclo per me qua e qui ha fatto, vedete, questo doppio. Secondo me avevo detto di aspettare, non fare niente, infatti avevo ragione perché vedete che ha fatto qualcosa di insolito. Vedete che ha preso questo doppio minimo, poi qui ha fatto questo doppio massimo. Secondo me adesso dovrebbe l'euro-dollaro sul week, ricordo ancora, poi vedremo domani nell'analisi di domani, il trend rimane ancora short, qui siamo alla 30ª candela, potrebbe aver chiuso qua, adesso potrebbe andare anche a prendere questo, la media 50, vedremo attorno agli 1,11. Per il momento non faccio niente sull'euro-dollaro, vediamo cosa succederà su questa resistenza qua a 11,085. Prima di fare qualsiasi cosa è inutile entrare. Oggi è anche venerdì, il mercato venerdì si muoverà sicuramente in una direzione, però non, per me questa linea è molto, questa resistenza è molto importante, aspetto. Sulla sterlina, come potete vedere, la sterlina si trova in un momento delicato. Vedete che qua c'è, ho tracciato qui, adesso vi faccio vedere questa trend line, vedete qua, che è stata respinta, vedete, ogni volta è stata respinta, vedete che qui la media anche no, è molto bassa, vedete che c'è tanta incertezza, siamo su attorno a 1,50, non l'ha rotto per il momento 1,50, questo minimo potrebbe essere il minimo della ripartenza, per il momento non faccio niente, vediamo come succede. Se ricordate la settimana scorsa, quando ho fatto l'analisi, ho detto che sarebbe andato long, è andato, io pensavo che avrebbe ritracciato di più, però per il momento aspetto, non ho le condizioni per poter entrare. Il dollaro yen, lui vedete che è interessante, continua la sua salita. Io ero entrato sul dollaro yen quando aveva fatto questo minimo, poi l'ho chiuso a 106 perché pensato che ci poteva stare un'incertezza, vedete che qua ha rotto questa qui, si doveva entrare a 107,050, vedete che adesso ho messo come target questa qua, la media 144 e potrebbe andare anche a prendere i 109. Per il momento qui aspettiamo, qui potrebbe essere la partenza del ripartito il ciclo numero 1, vedete che in quanto qua era partito. E qui abbiamo ormai adesso la conferma, adesso bisogna inutile entrare a mercato adesso, sposto solo questo, vedete qui, vedete che abbiamo questo minimo che era stato fatto qua, questo qua era stato ripreso e vedete che adesso vedo che anche con l'euro, con il gold, qui adesso ci sarà sicuramente un ritracciamento, vedete che qui siamo a 166. E non penso adesso che il nostro yen scenderà. Adesso ci sarà una fase sicuramente di attesa, di rialzo. E adesso per entrare al mercato non conviene. Aspettiamo di vedere cosa succede. Il dollaro canadese, lui invece, il dollaro canadese, vedete che cosa sta facendo? Il dollaro canadese, vedete che ieri è partito al rialzo, vedete che qui ha fatto, dopo aver fatto questo triplo minimo, è ripartito, però per me qui aspetterei oggi la chiusura della settimana per vedere come si comporterà la settimana prossima. AUD USD,
Audi USD, vedete che Audi USD è su questa forte resistenza, vedete che per il momento trend rimane ancora long, potrebbe essere ripartito, trend di fondo per me rimane ancora short, aspettiamo come chiude la settimana, per il momento qui niente, non tocco niente. Poi andiamo a vedere il dollaro messicano che ha fatto continua la sua discesa, vedete che ormai sta chiudendo il ciclo, vedete che qui è inutile entrare a mercato, è tempo perso, lo lascio chiudere là, vedere poi per prendermi la risalita. Poi andiamo a vedere il petrolio che lui, vedete il petrolio, eccolo qua, petrolio che attualmente è short, vedete che ieri ha fatto questo minimo, vedete qua, è andato sotto i 54. Se non mi sbaglio, sotto i 54 dollari, vedete che vedete controllare, ha fatto questo bellissimo minimo a 54,020. Scusate, non è andato sotto. Vedete che per il momento qui è un G2. Ormai, secondo me, il petrolio ritornerà adesso a fare 27. Potrebbe ritornare a prendere questo minimo che è importante. Questo lo andrà a riprendere. Sicuramente, qua ci sono gli ordini. Lasciamo fare la chiusura del ciclo. Poi il US dollaro lui, vedete che continua al rialzo, fase di incertezza anche qui, per il momento non ha mai rotto questa resistenza, vedete come sta tenendo, la resistenza è molto forte, la sta tenendo, non è niente da fare. Poi andiamo a vedere adesso il DAX, il gold, scusate, gold che ieri, vedete come lo vedete voi, anche ieri che il gold, scusate, non è questo il gold, perdonatemi dell'errore, il gold di ieri, vedete che cosa ha fatto, bellissima partenza, rialzo, attenzione che qua abbiamo una pin bar che se dovesse rompere questo 1488 potrebbe tornare, andare a prendere i 1448, qui starei attento perché qui siamo su questa forte resistenza ai 1500. Vedete che le medie sono piatte, aspettiamo di vedere che cosa succede per entrare in un momento. Qui ho messo, potrebbe essere questa la chiusura, la partenza del G4, non lo sappiamo, aspettiamo di vedere cosa succede. Per il momento abbiamo un'area da monitorare che è attorno ai 1415-1420, è un'area da monitorare, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi sul DAX, lui vedete che rialzo, come ho detto, 12.459 è andato a prendere e il trend rimane a rialzo. Poi US 30, Dow Jones anche lui a rialzo e per me ha fatto una pin bar anche qui. Aspettiamo, non facciamo niente, è inutile entrare al mercato. Poi sul Nikkei, la musica, vedete che sono tutti uguali, stanno continuando a salire, vedete che non ci sono i suoi indici, bisogna aspettare. Poi il Copper, dove io sono entrato ieri, vi ricordo che ieri avevo dato scritto tre operazioni che avrei fatto, una è questa che ve la faccio vedere, il Copper, vedete che il Copper ieri è andato quasi a prendermi lo stop, vedete, di poco, dove l'avevo messo è tornato a rialzo, vediamo adesso come target, dovrebbe andare adesso a prendere secondo me questo 2,80 è là dove potrebbe avere, se dopo poi rompe questa resistenza, allora potrebbe continuare. Adesso mettiamo come primo target 2,80. Poi il gas, che dove io sono ancora dentro, gas, eccolo qua, il gas che anche lui è in profitto, vedete che ho alzato lo stop, io sono entrato la prima volta, poi dovuto alla scadenza mi aveva preso lo stop a in profitto, poi sono rientrato qua, adesso ho messo già lo stop a pari, adesso target potrebbe essere intorno ai 2,70, io ho dato 2,87, 2,70, vediamo cosa succede. Poi ieri sono entrato anche nel corn, vediamo dov'è il corn, vedete che ieri il corn, anche le granaie sono salite, vedete che sta rompendo la partita del G3 e come target potrebbe andare a prendere questo 3,30,
390. Staremo a vedere cosa succede. Io vi ringrazio ancora, vi auguro ancora a tutti una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.